Paesaggi di gusto, ben ritrovati in nostra compagnia. Siamo tornati in provincia di Verona, siamo a Cavaglion Veronese e con me c'è Silvia Mazzi della Trattoria Villa. Trattoria che propone dei menù meravigliosi con piatti tipici del territorio e qui voi avete preparato una piccola parte giusto per la nostra presentazione, ma c'è, come si dice in gergo nazionale popolare, ogni ben di Dio. Da cosa cominciamo? Dai bigori? Vuoi cominciare da questo? Cominciamo da cosa? Dall'antipasto? Dall'antipasto, ma perché così? Sempre dall'antipasto? È facile, è banale. Quando si va a mangiare, cominciamo dall'antipasto, benissimo Silvia, cominciamo dall'antipasto. Cosa c'è là? Polente salame. Polente salame. Nostro della casa, sì. Il salame? Salame casalingo, ecco. Facciamo. Sì. E la polenta è scottata sulla piastra? No, sì, che no, sulla griglia. Sulla griglia. Non dammi uno schiaffetto qua, sul pagliato. Sulla griglia. Straordinario. Poi vai. Poi, beh, dai, abbiamo il luccio. Luccio in salsa. Saltato, come si fa velocemente? Dimmi questo va, beh, questo va, noi lo facciamo al vapore, al forno, abbiamo il forno al vapore, 30 minuti, con le verdure, scottato e poi si pulisce, perfetto. Si togliono tutte le lische. Hai detto bene noi, perché tu non sei da sola in cucina, io so che siete ben tre sorelle. Mamma. Sì. E c'è Anna Maria e Patrizia. E Patrizia. Anna Maria è la più piccola e la Patrizia è la più grande. Quanti? Io sono quella di mezzo. Quella di mezzo. Quanti anni sono che siete qua? Dai, dobbiamo dico? Sì, perché quando un locale lavora da tanti anni, vuol dire che lavora bene, vuol dire che siete sono bravi. 43 anni. Hai visto? Se non eravate bravi, dopo tre anni, locale... Oh no. È vero, dico bene. Esatto. Invece dopo 40 vuol dire che si mangia bene, dai. Sì. Poi, Gioia Bella, cosa mi proponi? Il luccio, poi uno dei piatti, un primo, i bigoli con le sarde. Eccole qua, sarde di lago esclusivamente. Perché qui siamo sul lago di Garda, mi dicono a 5 km dall'Azise e a 3 da Bardolino, vero? Sì. Sponda veronese di uno dei laghi più belli del mondo. Io questo lo dico col cuore perché ho sempre amato veramente. Il Garda ed è bello. Sì. No, siamo in una zona bella. Esatto. Dai, mangiamo, poi. Dai. Poi, gnocchi, gli fatti gnocchi, sempre che di patata, no? Facciamo anche questi noi, casalinghi, anche bigoli, tutta pasta fatta in casa, sì. Gnocchi ho visto anche, la proprio, in bravo, sì, okay. E gnocchi, semplicemente conditi col pomodoro, ma si può fare anche ai formaggi, li facciamo anche con al burro fuso, logico. O su, ognuno insomma, così, devo così dire semplice, che... sì. Nel frattempo che chiacchieriamo, Davide Fraporti, dico bene, che è tuo nipote, figlio della Patrizia, sorella più grande, ecco. Sì. Chissà, visto che questa è la zona di Chiaretto, questa è una zona di un vino, di Chiaretto, vero? Chiaretto buono, chissà, sì. Ha voglia, magari sì, magari lo assaggiamo anche, vero? Abbiamo parlato lo tanto. Lo stipendio gliel'avete dato sto mese? Sì, e sempre. Allora vada, facciamolo lavorare. No, niente stipendio, esatto. Scherziamo. No, no. Tanto tu vai avanti. Allora, gli asparagi, proprio bianchi? Adesso, sì, proprio i bianchi, sì. Noi usiamo tanto Davide, sei gentilissimo. L'asparago bianco. Noi semplicemente quello e uova, così insomma facciamo le lasagne al forno con gli asparagi, il risotto, si può fare in diverso, facciamo degli involtini gratinati al forno sempre con l'asparago, quello verde. Benissimo. Vari modi, insomma. Dalla griglia, dico bene? Dalla griglia, sì, che oltre ad altri tipi di carne, che vanno dalla fiorentina, alla costata, l'ordino di vitello, facciamo i branzini, ma l'agnello, quello è la cosa più tipica. Scottadito, che... dico bene? Scottadito, questo sì, perfetto. Proprio dalla griglia. Straordinario. Poi c'è Anna Maria, che è appunto la sorella più piccina, più piccolina, che mi dicono che è specializzata con i dolci. Con i dolci, sì. Hai sì, lei insomma. Che cosa ci ha preparato? Questa è una semplice meringata, comunque di frutta fresca, molto buona, molto... Va mangiata tanto l'estate e la mangiano anche d'inverno perché è buona. Silvia, tu hai detto un termine importante, semplice, ma le cose semplici a volte sono le più complicate e le più difficili. A volte fare un piatto che diciamo è semplice, sì, fallo tu che sei bravo. Cioè bisogna saperlo fare, è vero? Certo. Senti, Trattoria Villa. Cosa c'è? Cosa hai dimenticato? Noi ci siamo dimenticati il baccalà. Aspetta, hai fretta. Eravamo già al dolce. Non so. Dopo una buona merengata, non ci facciamo un baccalà sulla brigata? Certo, baccalà con la polenta. Con la polenta, anche ti ho visto questa. Con un paiolo di rame. Certo, sempre, sì, facciamo sempre la polenta. Vedi che siamo simpatici noi di paesaggi di gusto? Va bene. Allora, siccome Davide ci ha servito un chiaretto qui, bollicine, devo dire veramente una bottiglia importante, un Bardolino chiaretto, noi facciamoci Io ringrazio le sorelle Mazzi per la loro gentilezza, la loro disponibilità, la loro accoglienza e vi invito chiaramente, se arrivate qui da queste parti, di venire alla Trattoria Villa perché abbiamo visto soltanto alcuni dei piatti che vi propongono, ma sono bravi, questo ve lo dico sinceramente. Paesaggi di gusto.